c'è vita nei panni di volte del suo ghiaccio. Vedo io sopra lo schilino, metto giù gli sci, vado su per giù, fuori qua freschino, faccio la freschina, sono in questi la libertà. Amici di Volleyball World, appassionati di pallavolo, un buon pomeriggio da Davide Moroni. Le immagini vi giungono dal Pallaradi di Cremona, quest'oggi in campo per la 20ª giornata del campionato di Serie A2. La Dea Esperia Cremona ospita la futura Volley Giovani Busto Arsizio. Le squadre stanno ultimando le fasi di riscaldamento con le battute, quindi ancora qualche istante di pazienza e a breve comincia anche qui da Cremona lo spettacolo della Serie A2 femminile. E dunque squadre in campo per il saluto al pubblico cremonese del Pallaradi, seguito dall'inno della Lega. E dunque le squadre ora completano quello che è il saluto prima dell'inizio dell'incontro. Al Pallaradi oggi si affrontano la Dea Esperia Cremona e la futura Volley Giovani Busto Arsizio, futura che giunge a Cremona da terza forza del campionato.
con 36 punti in classifica ed una gara da recuperare. Cremona invece riapre le porte del Palaradi dopo la vittoria contro la Orocash Piccolecco, raggiunta il sabato scorso in 4 periodi. È il momento degli starting six. Secondo arbitro, Marco Pertone, da Trento. Guarda il ferro del campo, Domenico Giancastro, da Bari. Dopo il riconoscimento degli arbitri Paolo Scotti da Verbania e Marco Pern Pruner da Trento, è il momento degli starting six. Si parte come sempre dalle ospiti con Cristina Fiorio, la numero 3, con il numero 5 Martina Balboni al palleggio, Fiorio è la schiacciatrice, con il numero 9 Elisa Zanette l'opposto, con il numero 12 Alessia Arciprete in banda, con il numero 14 Alessandra Botezzatta centrale, con il numero 15 Chiara Pandolfi al centro, il libero è Alessandra Mistretta, in panchina Daris Amadio, il primo allenatore coadiuvato da Nicolò Cozzi. È il momento delle Tigri Gialloblu che entrano in campo con Kadi Kullerkan l'opposto, col numero 1, con il numero 6 Jasmine Rossini in banda, con il numero 7 Sofia Ferrarini al centro, la numero 8 Anna Piovesan la schiacciatrice, con il numero 13 Chiara Landucci al centro, Ludovica Mennecozzi confermata al palleggio, col numero 14 il libero e il capitano è Patrizia Zampedri, col numero 17 allenatrice Valeria Magri, coadiuvata in panchina da Emanuele Zanoni. E dunque tutto è pronto per l'inizio di questa partita. Ricordiamo che oggi si giocano tre gare per il campionato di Serie A2 nel girone A. Si sta giocando Club Italia contro Sassuolo alle 19. Comincerà anche Valsabbina Millennium Brescia contro Tecno Team Albese Volley Como, per degli anticipi succulenti di campionato per questa Serie A2, che come dicevamo in precedenza è giunta alla terzultima gara della regular season. Dal 12 di marzo poi comincerà quelle che saranno la pool promozione e la pool salvezza. E dunque si parte con il primo servizio nelle mani di Jasmine Rossini, e dunque Cremona che esordisce col servizio. Ricordiamo in questo caso, prima di cominciare, che tutto il campionato di Serie A2 è disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia ed in simulcast sul sito ufficiale volleyballworld.tv. Si comincia, una buona partita a tutti. Il primo attacco è di Fiorio, subito a cercare di insidiare Jasmine Rossini. Intanto il primo attacco poi di Alexandra Botezzat va a segno, va subito a colpire nuovamente la stessa Jasmine Rossini sul volto, chiede subito scusa prontamente la centrale Bustocca. Il punto però è delle ospiti in tutti i casi. Mette subito in mostra uno delle sue doti Alexandra Botezzat con l'attacco dal centro. Si riparte col servizio della stessa, a cercare Anna Piovesan Mennecozzi, innesca la pipe di Kadi Kullerkan, un bellissimo attacco che però si spegne di lato, attacco leggermente impreciso, è il punto del 2-0 per le ospiti. E dunque mantiene la battuta la stessa Alexandra Botezzat.
in servizio a cercare Patrizia Zampedri, Mennecozzi in bagger per Anna Piovesan che trova il varco vincente, la zona scoperta nella metà campo Bustocca, si sblocca anche il parziale per Cremona, l'attacco di Piovesan vale il 2-1. Sofia Ferrarini, palla in mano per il servizio, a cercare e a far male subito su Alessia Arciprete, ace di Sofia Ferrarini è il punto della parità 2-2 al Pallaradi. Colgo occasione anche per ricordare che è aperta la raccolta fondi della Lega Pallavolo Femminile assieme ad Unicef, ricordo di donare al 45525 oppure visitare il sito unicef.it/terremoto. E intanto al Pallaradi va segno anche Elisa Zanette che entra nel tabellino, la stessa poi si appresta per al servizio sui 9 metri. Servizio al salto di Zanette su Zampedri, ottima la ricezione, Mennecozzi innesca Landucci, la murata, il duello a muro lo vince Ludovica Mennecozzi che va a segno sopra il nastro e ora si appresta anche alla battuta, è 3-3. Mennecozzi al servizio, forza Esperia. La battuta della palleggiatrice marchigiana giunta a Cremona nel mercato di gennaio, la botta diagonale si spegne oltre i 9 metri, invece no, secondo il direttore di gara Paolo Scotti il punto è di Cremona, non ha dubbi il direttore di gara, meno convinta la metà campo biancorossa e dunque può ritentare la sorte Ludovica Mennecozzi dai 9 metri, più 1 Cremona dopo che Busto si è portata avanti nei primissimi scambi. Intanto la pipe di Zanette va a segno, nonostante il tocco del nastro è 4-4 e si riparte col servizio per le ragazze di coach Amadio con Cristina Fiorio. Servizio dritto per dritto su Zampedri, Mennecozzi si stacca da rete, può comunque servire Kadi Kularkan, la cui diagonale mette in difficoltà Alessandra Mistretta, nel punto del 5-4 per Cremona, che dunque si riporta avanti. Anna Piovesano la battuta per Cremona, palla scende su Fiorio, ricezione quantomeno perfettibile, rimedia Zanette in bagger, può attaccare Arciprete, la murata in solitaria di Chiara Landucci, ex di turno, 6-4 giallo-blu, più 2 per Cremona, dunque respira col servizio di Anna Piovesan. La battuta sfiora il nastro, ancora a cercare Fiorio, Balboni sceglie Arciprete, la cui diagonale è perentoria e non lascia scampo a Anna Piovesan, 6-5, Busto resta a contatto sul meno 1. Si riparte con la battuta delle ospiti con la numero 15 Chiara Pandolfi, molto tesa a cercare Piovesan, ottima la sua rice, può attaccare nuovamente Kadi Kularkan, il tocco del nastro, così così Pandolfi, rimedia Fiorio, l'attacco di Arciprete piazzato, scappa oltre i 9 metri, il punto è di Cremona che mantiene due lunghezze di margine, è 7-5 al Pallaradi. Chiara Landucci palla in mano per la battuta. Chiara Landucci al servizio. La palla scappa nella zona di coach Daris Amadio, errore dal servizio per Chiara Landucci, punto futura che riparte con la palleggiatrice Martina Balboni al servizio. Balboni. 6 per chi batte, 7 per chi riceve. Riceve Anna Piovesan, ricezione slash e Elisa Zanette non ha dubbi, va giù senza difficoltà, è 7-7 la firma di Zanette. Martina Balboni col servizio per la futura, a cercare
Nuovamente Piovesan, Mennecozzi sceglie Kadıkulerkan, il pallonetto su cui vola Mistretta. Balboni in zona 4 per Arciprete. La diagonale va a segno. Non riesce a rispondere favorevolmente Anna Piovesan. Si riporta avanti di una lunghezza la Futura, 8-7 al Pallaradi. Servizio nelle mani di Martina Balboni. A cercare ancora Zampedri, Mennecozzi per Kadıkulerkan, la palla piazzata. Interviene la stessa Balboni, può attaccare Zanette, la botta dritto per dritto, scappa oltre i 9 metri. Altro punto giallo-blu e altro punto di contatto tra le squadre. 8-8. Scontento coach Amadio in panchina, qualche errore di troppo per le sue ragazze fino a questo punto. Ne approfitta Cremona per restare a contatto e portarsi al servizio con Kadıkulerkan. Riceve Arciprete, Balboni chiude il triangolo con la stessa Arciprete, risponde Zampedri, Mennecozzi sceglie Kadıkulerkan, l'attacco dritto per dritto va a segno. La parallela vincente di Kadıkulerkan riporta avanti Cremona sul 9-8. In questo caso è coach Daris Amadio a fermare il gioco e a fare il punto con le sue, con Cremona che conduce sul 9-8. Sono in campo le squadre con Cremona che conduce sul 9-8 in questo primo set di gioco. Kadıkulerkan palla in mano per la battuta. A cercare Mistretta, Balboni deve staccarsi da rete, alzare in bagger. L'attacco di Zanette, la murata perentoria di Sofia Ferrarini. Non lascia scampo alle intenzioni dell'opposto. Punto Cremona 10-8. Ancora Cadi al servizio. Altra chance per Kadıkulerkan dai 9 metri. Servizio a cercare Arciprete, palla in testa Balboni che sceglie Botezat, la replica di Piovesan, può attaccare poi Rossini, la parallela che scappa di lato, trova il varco ma senza trovare però il campo. Busto torna sul meno 1, 10-9. Arciprete dai 9 metri, fa tutto il salto per lei, deve impegnarsi Zampedri, rimedia Rossini, può attaccare comunque Kadıkulerkan, piazzata su Balboni. Zanette in pallonetto, il tocco di Rossini in caduta da muro mette fuori gioco Patrizia Zampedri ed è 10 pari al Pallaradi con il servizio di Alessia Arciprete. La battuta della schiacciatrice a cercare Piovesan, Mennecozzi sceglie Ferrarini, l'attacco profondo, la replica di Busto è affidata a Fiorio che non incide, risponde Rossini in diagonale, c'è Mistretta a dire di no, in pipe Arciprete cerca l'incrocio delle righe, non lo trova, il punto è di Cremona 11-10. Undicesimo punto per Cremona. Si riparte col servizio di Jasmine Rossini e ricomincia sempre anche il giro di battuta. Pronta al servizio la nostra numero 6, Jasmine Rossini. Servizio della schiacciatrice milanese a cercare Fiorio. Balboni chiude il triangolo con la stessa Fiorio. Il tocco del muro, c'è Rossini in copertura. Mennecozzi sceglie Kadıkulerkan, l'attacco si ferma in rete. Il punto è delle ospiti, 11 pari. La rete l'attacco di Kadıkulerkan. Dunque, sui 9 metri si presenta Alexandra Botezat. Esperienza per lei anche a Conegliano nel suo curriculum. La battuta della centrale molto insidiosa su Zampedri. Il bagger di Rossini può attaccare Piovesan. Una cannonata sporcata dal muro. Botezat non riesce poi
a reimpostare come vorrebbe. Il punto è di Cremona, che si porta nuovamente avanti sul 12-11. Sofia Ferrini al servizio. Ferrarini col servizio a cercare Arciprete. Balboni innesca Zanette, spinge di forza sul lato debole del muro. Il tentativo va a segno, il punto di Elisa Zanette vale il 12-12. La stessa Elisa Zanette si appresta alla battuta. Servizio a salto per lei su Zampedri, che risponde presente. Mennecozzi per Landucci. La palla passa, c'è Mistretta a coprire. Altra chance per Cremona con Anna Piovesan. La cannonata in diagonale. La seconda per lei. 13-12. Cremona nuovamente avanti. 13-12 di prepotenza. Uno dei suoi marchi di fabbrica, l'attacco di potenza per Anna Piovesan. Ludovica Mennecozzi dai 9 metri. La diagonale su Mistretta, Balboni in bagger, Fiorio, la murata subita, firmata Kadi Kullerkan. 14-12 per le Tigri gialloblu. Più 2 Cremona. Fino a qui ottimi risultati dal muro per quanto riguarda le Tigri gialloblu, che possono ritentare la sorte con Ludovica Mennecozzi col servizio. La botta potente su Arciprete, si stacca da rete Balboni, non può attaccare Fiorio, c'è free ball per Cremona. Mennecozzi sceglie in zona 4 Piovesan, la botta su Arciprete che risponde presente. Balboni in 4 per Fiorio, questa volta il money out le è favorevole. Niente da fare per Kadi Kullerkan in questo caso. Altro punto del meno 1, 14-13. Cristina Fiorio col servizio, la battuta a cercare Anna Piovesan. Mennecozzi, il primo tempo di Landucci passa, ma risponde Zanette, può attaccare Arciprete, il tocco del muro, Rossini in copertura, Mennecozzi in zona 2 per Anna Piovesan, senza pietà la schiacciatrice veneta va a segno con la parallela del 15-13. E poi va anche alla battuta. Pronta al servizio, fresca di attacco vincente. Anna Piovesan a cercare Fiorio, Balboni in bagger, può attaccare Arciprete. Una botta potente su Zampedri, scappa la difesa, il punto è delle ospiti. 15-14. Si riparte con la battuta di Chiara Pandolfi, centrale classe 2004. Il servizio a cercare Anna Piovesan. Mennecozzi spinge in zona 4 in favore di Rossini, l'attacco piazzato su Fiorio, il bagger di Pandolfi va all'attacco Zanette con grande coraggio da seconda linea. Mennecozzi per Kadi Kullerkan, l'attacco passa ed è vincente. Niente da fare per la sua collega di ruolo Elisa Zanette. 16-14, mantiene due lunghezze di margine Cremona col bellissimo attacco di Kadi Kullerkan. Si riparte con la battuta di Chiara Landucci per Cremona. Il servizio a cercare Fiorio, Balboni leggermente staccato da rete, può innescare Zanette, tiene Landucci nonostante il tocco del muro, va l'attacco Piovesan, la cannonata su Mistretta che risponde con grande qualità, il tocco di Arciprete, la replica di Cremona con Jasmine Rossini, la piazzata subisce la murata, un'opportunità ancora per Kadi Kullerkan su Zanette, l'attacco di Botezat non passa, l'autocopertura poi mette in difficoltà la stessa Zanette e Cremona va a segno nuovamente con l'ottima guardia a muro, punto del più 3 per le Tigri gialloblu, 17-14. Altra opportunità col servizio per Chiara Landucci, ex di turno quest'oggi, proprio proveniente dall'esperienza alla futura, a una mano Balboni per Alexandra Botezat e questo attacco è da incorniciare.
per la squadra di coach Daris Amadio, che si riporta sul meno 2, la stessa Martina Balboni, palla in mano per la battuta. Il servizio a cercare Patrizia Zampedri, Menne Cozzi in zona 2 per Cadi Kulerkan, il tocco del muro non arriva per tempo, Mistretta, la palla si spegne oltre il referto elettronico. È 18-15, sempre tre lunghezze di margine per la Dea Esperia Cremona, che riparte col servizio di Cadi Kulerkan. La battuta in float a cercare Alessia Arciprete, chiedo scusa, il pallonetto di Zanette non fa male, può rispondere Cremona con Rossini, la botta su Mistretta, palla in testa Balboni che innesca Fiorio, la pipe non passa, l'autocopertura di Fiorio e poi c'è free ball nuovamente per Cremona. Zampedri, Menne Cozzi sceglie la fast di Sofia Ferrarini che non lascia scampo al muro, Pustocco. È 19-15 per la Dea Esperia Cremona. Ed è così che coach Daris Amadio si gioca il secondo time out del periodo. Intanto colgo occasione per ricordare che è aperta la raccolta fondi di Lega Volley Femminile assieme a Unicef. Vi ricordo di donare al 45525 oppure di visitare il sito unicef.it/terremoto per fare ognuno la propria parte e aiutare le popolazioni terremotate di Turchia e Siria. Intanto si riparte con l'attacco vincente firmato Elisa Zanette per il 19-16 che manda al servizio Alessia Arciprete. Elisa Zanette, giocatrice se vogliamo anche di altra categoria, esperienze per lei in A1 anche a Novara e Cuneo, tanto per dirne due. E intanto va a segno la stessa con il rigore che vale il 19-17. Cremona depaupera due punti in un amen. Busto dunque cerca di ricucire il gap col turno di servizio di Alessia Arciprete su Anna Piovesan, palla in testa Menne Cozzi che sceglie in zona 4 Jasmine Rossini, l'attacco passa ed è vincente 20-17 per Cremona, che dunque interrompe il tentativo di Busto di riattaccarsi al punteggio. Più 3 Cremona col servizio firmato Jasmine Rossini. A cercare Fiorio, Balboni sceglie la stessa Fiorio, l'attacco murato, la firma di Sofia Ferrarini, 21-17. Muro di Cremona che sta facendo scintille questo pomeriggio al Palaradi. Intanto arriva il primo cambio di giornata, esce Cristina Fiorio ed entra con il numero 4 Gaia Badalamenti. Badalamenti, ex compagna di Simona Buffo e Ludovica Menne Cozzi nell'esperienza dello scorso anno a Soverato. Intanto Zanette non incide da posto 2, ci prova di potenza Rossini, la replica ancora con Zanette da parte di Busto, il muro ne allenta la traiettoria, Menne Cozzi sceglie Ferrarini, cerca l'autocopertura, non passa, ottimo il muro di Gaia Badalamenti che va a segno per il 21-18. Al servizio Anna Alexandra Bottezzat per la futura Volley Giovani, che ricordiamo si presenta al Palaradi quest'oggi come una delle tre forze terze in classifica, a 36 punti con una gara da recuperare. La ricezione di Zampedri per Menne Cozzi, la pipe di Cadi Kulerkan non passa, meno 2 Busto, 21-19. In questo caso è coach Magri che corre ai ripari, mette le mani a T e fa il punto con le proprie giocatrici.
Ritornano in campo le squadre con Cremona che conduce per 21-19 in questo primo set qui al Palaradio di Cremona. Alexandra Bottezzate pronta per la battuta. Ricordiamo per Busto, è entrata pochi istanti fa Gaia Badalamenti in luogo di Cristina Fiorio. Può attaccare Anna Piovesan, la palletta piazzata, perfettamente misurata, niente da fare per Balboni. Il punto del 23-19 per le Tigri gialloblu. Servizio nelle mani di Sofia Ferrarini. A cercare Badalamenti, Balboni per la stessa Badalamenti col mancino, cerca la parallela ma c'è Rossini in copertura. Venecozzi per Piovesan, l'attacco sporcato dal muro, la risposta è affidata ancora a Badalamenti che trova il varco nel muro e va a segno. 22-20. La firma di Gaia Badalamenti ottimamente entrata in questo scampolo di gioco. Sta ripagando come meglio non potrebbe la fiducia di coach Daris Amadio. Il servizio intanto nelle mani di Zanette che cerca la battuta profonda, la palla scappa di un soffio oltre i 9 metri. Ora sì, è 23-20. 23-20. Manca poco per chiudere il set. Menecozzi, senti l'applauso del tuo pubblico. Il servizio di Ludovica Menecozzi. La botta su Arciprete, Balboni sceglie Badalamenti col mancino, l'attacco molto stretto sui 3 metri, niente da fare per Piovesan. Ottimo ingresso di Gaia Badalamenti che ora si appresta anche alla battuta. Partita davvero intensa ed equilibrata per questo 23-21. Balboni. Il servizio di Gaia Badalamenti con la mancina a cercare Zampedri, si stacca da rete Menecozzi, può comunque innescare Piovesan, la palletta in questo caso è ben letta da Alessandra Mistretta. La pipe di Badalamenti poi non può attaccare Cremona, c'è free ball per Busto, Balboni sceglie Arciprete che scarica tutta la propria ira agonistica con la parallela del 23-22, meno 1 Busto. Altra opportunità col servizio per Gaia Badalamenti. La battuta potente su Rossini, Menecozzi sceglie Cadi Kulerkan in zona 4, il tocco del muro tiene Arciprete in extremis, non può attaccare però Zanette, c'è free ball per Cremona, Menecozzi sceglie nuovamente Cadi Kulerkan, l'attacco potente su Badalamenti che si immola a fondo campo, Arciprete non può passare, c'è Anna Piovesan che fa ombra a muro. Il punto del 24-22 vale 2 set point per le ragazze di coach Magri. La stessa Piovesan col servizio a cercare Badalamenti, palla in testa a Balboni che sceglie il suo posto, Zanette, Zampedri con una difesa delle sue, tira su anche questa, la parallela di Jasmine Rossini mette il punto esclamativo su un primo set da applausi per le Tigri gialloblu che si portano avanti 1-0 in questo primo periodo. Una breve pausa per noi, 3 minuti, e poi ritorniamo per vivere insieme il secondo periodo.
possibile questo splendido campionato. Ricordo che Massa Group Sport è da oltre 25 anni leader in Italia nello sport marketing e novamente in sponsorship e corporate hospitality. Massa Group Sport, enjoy the art of sustainable sport events. Diamo un'occhiata a quelli che sono i numeri del primo set concluso a favore di Cremona per 25-22 per quanto riguarda le top scorer: 6 punti per Anna Piovesan, 5 punti per Sofia Ferrarini e Kadi Kulerkan. Per quanto riguarda le ospiti, 6 punti a firma Elisa Zanette, 4 punti per Alessia Arciprete. A muro Cremona fa la voce grossa con 6 muri punto, 2 quelli di Busto. Per quanto riguarda gli attacchi, Cremona chiude con 13 punti e il 34%. Busto risponde con 16 attacchi punto ed il 39%. In ricezione Cremona registra il 33% di positiva con 0 errori. Busto Arsizio risponde con un 50% e 2 errori. In battuta Cremona registra 2 ace e 1 errore, Busto un solo errore. Questi i dati del primo periodo, i numeri, il primo set in numeri, e ora si riparte con Gaia Badalamenti confermata in campo per, da parte di coach Amadio. Servizio su Zampedri, Menne Cozzi per Ferrarini, il primo attacco non passa, il muro di Alessia Arciprete sblocca il periodo, ottimo muro puntualissimo da parte di Alessia Arciprete, che fa ombra e non lascia passare Sofia Ferrarini. Si riparte con il servizio a firma Gaia Badalamenti, la botta profonda su Rossini, Menecozzi per Kulerkan, la palletta su cui vola Mistretta, l'attacco vincente di Kadi Kulerkan ed è 1-1 al Palaradi. 1-1. Pronta al servizio Sofia Ferrarini. Si riparte con la battuta di Sofia Ferrarini per Cremona. A cercare Arciprete, Balboni per Botte Zat. Il primo tempo non lascia scampo sui 3 metri. 2-1 Busto. La stessa Botte Zat, palla in mano per la battuta. Molto intenso. Alexandra Botezzat per la battuta, a cercare Anna Piovesan, il triangolo con Menecozzi, l'attacco molto astuto da parte di Anna Piovesan che va a cercare il lato debole del muro. È 2-2 al Palaradi, la firma di Anna Piovesan da posto 4. Ludovica Menecozzi, palla in mano per il servizio. La battuta molto profonda, si spegne ben oltre i 9 metri. Vantaggio Busto 3-2. Zanette al servizio. Buona l'intenzione di voler scaricare una fucilata di pallone. Zanette. L'opposto, Elisa Zanette. Battuta al salto per lei su Zampedri che risponde prontamente, Menecozzi in 4 per Kadi Kulerkan, l'attacco passa in mezzo al muro e cade in una zona scoperta del campo Bustocco. 3-3, altro punto di contatto tra le squadre. Anna Piovesan per il servizio. Servizio su Badalamenti, scappa la ricezione, rimedi Arciprete, può attaccare in pipe Zanette, il tocco del muro, interviene Kadi Kulerkan che va a segno con un tocco in bagger che cade nella metà campo Bustocca, lo lascia cadere inesorabile Elisa Zanette. 4-3 per le Tigri giallo-blu, altra opportunità col servizio per Anna Piovesan in arrivo dall'esperienza in quel di Chieri. Scappa la battuta anche da parte di Anna Piovesan, 2 errori al servizio per Cremona in questo avvio di secondo set, 4 pari.
e dunque ne approfitta Alessia Arciprete per ripartire col servizio. Schiacciatrice classe 97 a cercare Anna Piovesan, Menne Cozzi per Chiara Landucci, l'intesa vincente, la firma di Chiara Landucci, 5-4 per le Tigri gialloblu. Riportandosi in vantaggio, quinto punto, proprio Landucci. La stessa Chiara Landucci al servizio. A cercare Alessandra Mistretta, Balboni palla in testa per Zanette, la pipe, il muro di Ferrarini scappa di lato, il punto per le Bustocche, altro punto di contatto, 5 pari. Chiara Pandolfi al servizio. La battuta che sfiora il nastro, Menne Cozzi. E c'è punto per Busto, invasione a rete addirittura, probabilmente in fase di partenza dopo la battuta di Pandolfi. Menne Cozzi deve aver toccato la rete in fase di movimento, in fase di distaccamento dalla rete. Altra opportunità dunque per Pandolfi con la battuta, l'attacco di Rossini scappa oltre i 9 metri, il punto è di Busto. 7-5, due punti di margine per le ospiti. Piccolo momento di defiance per le Tigri cremonesi, ma sono solo più lunghezza di vantaggio. Break di 3-0 per le ospiti. Pandolfi mantiene la battuta, va a cercare Zampedri, palla in testa a Menne Cozzi che sceglie Rossini, passa l'attacco ma c'è Arciprete in copertura, può attaccare Badalamenti, la piazzata in parallela, c'è Piovesan con grande dedizione. Poi Cadiculer cane in diagonale, la risposta di Busto è affidata a Zanette che va a segno con un ottimo attacco, addirittura in fase di caduta. 8-5 per le ospiti. E dunque mantiene la battuta Pandolfi. 4 punti di break per le ragazze di coach Amadio. La battuta si ferma in rete. Si frange contro la rete il servizio di Pandolfi. 6-8. Che regala. E dunque l'errore di Pandolfi manda al servizio Cadi Kullerkan. E così accorcia le distanze. Cadi Kullerkan. Forza Cadi. Il servizio dell'opposto estone a cercare Arciprete. Si stacca da rete Balboni. Può attaccare comunque Badalamenti. L'attacco è out. Buon attacco del nostro servizio. Errore di Gaia Badalamenti. 7-8, Cremona si riavvicina. Una sola lunghezza separa le due squadre. L'applauso del Panaradica, Dea e Speria, Cremona. Servizio per il gialloblu con Cadi Kullerkan a cercare Arciprete. Nuovamente Balboni si stacca da rete, può attaccare comunque Zanette. Piovesan così così in copertura. Può solo piazzare Cadi Kullerkan. C'è l'opportunità per Alexandra Botezzata, che va a segno con un primo tempo d'applausi, il punto del 9-7 per la formazione Bustocca. Martina Balboni, palla in mano. Servizio in parallela su Piovesan, Menne Cozzi innesca Ferrarini, la fast è coperta da Mistretta, poi Badalamenti, una botta molto decisa ma deve fare i conti con Zampedri, ancora Badalamenti, il tocco del muro. Le è favorevole, non riesce a rispondere Cremona. 7-10 per le ospiti. Servizio per Martina Balboni a cercare Zampedri. Menne Cozzi innesca la pipe di Anna Piovesan. Perentorio l'attacco della schiacciatrice veneta. 9-10. Anzi, 8-10. Si riparte col servizio di Jasmine Rossini. Sono solo due lunghezze da recuperare. Jasmine Rossini. Servizio a cercare Mistretta, molto insidioso. Balboni di pugno, non può attaccare Badalamenti. C'è free ball per Cremona. Menne Cozzi sceglie Piovesan da posto 4. L'attacco va a segno. La palla si insacca tra il muro e la rete. Il punto del meno 1 per le Tigri gialloblu che si mantengono a ridosso, facendo pressione
alla squadra di coach Amadio. Jasmine Rossini, palla molto lenta su Botezat, la ricezione scappa, free ball per Cremona, Menecozzi ancora per Piovesan, l'attacco in diagonale va a segno. Anna Piovesan ricuce il gap, è 10-10 al Pallaradio. Altra chance col servizio per Jasmine Rossini. Servizio molto insidioso su Arciprete, la ricezione scappa, ne approfitta Sofia Ferrarini che va a segno approfittando della ricezione slash di Busto. Coach Amadio ferma il gioco ed è 11-10 per Cremona qui al Pallaradi. È già tornata in campo, Cremona temporeggia ancora qualche istante dopo essere tornata in vantaggio dopo un parziale di 4-0 per Busto che ha spinto le biancorosse sul 5-8. Ora Cremona conduce sull'11-10 e riparte col servizio di Jasmine Rossini a cercare Arciprete, Balboni per Badalamenti, l'attacco si insacca tra il muro e la rete. Punto per Gaia Badalamenti, 11-11. Sicuramente una delle note positive per coach Amadio, l'ingresso di Gaia Badalamenti. Badalamenti. Qualche istante. Si riparte, arriva il fischio del direttore di gara Paolo Scotti, la battuta di Badalamenti, in questo caso esagera con l'intensità del colpo, 12-11. Fuori misura il servizio di Badalamenti. 12-11. Si riparte con Sofia Ferrarini per il servizio. Più uno Cremona, 12 per chi batte, 11 per chi riceve. Riceve Badalamenti, palla in testa Balboni che sceglie Zanette, l'attacco diagonale molto stretta. Menecozzi cerca di passare senza successo, altra opportunità per Cremona. Piovesan col nocchino addirittura va di là. La replica di Busto è affidata ad Arciprete che scaraventa un colpo d'applausi su Jasmine Rossini, difficile la replica per lei. Il punto per le ospiti è 12-12, la firma di Arciprete. Botezat al servizio per le ospiti. La battuta profonda, altro errore dai 9 metri da parte delle ospiti. Ne giova Cremona per portarsi sul 13-12 e Ludovica Menecozzi si appresta al servizio. Di nuovo vantaggio cremonese, pronta al servizio Ludovica Menecozzi. Vai Ludovica. La battuta per lei a cercare Badalamenti, come detto ex compagna di squadra in quel di Soverato. L'attacco di Arciprete sporcato dal muro, può attaccare Cremona. Menecozzi sceglie Piovesan, l'attacco va a segno. Il tocco di Badalamenti prolunga la traiettoria dell'attacco. 14-12 per Cremona. La nostra schiacciatrice classe 2004 Menecozzi. Si riparte con la battuta di Ludovica Menecozzi, un tracciante su Badalamenti che risponde presente, palla in testa a Balboni, non passa l'attacco di Arciprete. Il muro è firmato, Chiara Landucci per il 15-12. Coach Amadio inserisce nuovamente Cristina Fiorio, in questo caso al posto di Alessia Arciprete, nel tentativo di migliorare quella che è la fase di ricezione. Altra opportunità per Menecozzi, la botta potente, lascia scorrere Badalamenti, scelta saggia la sua, 15-13. 15-13, ma è ancora vantaggio cremonese.
Ricordo come sempre di restare sintonizzati sui profili social di LVF e di Volleyball World per non perdervi nessuna gara del campionato di serie A1 e A2 femminile, serie A2 in diretta in simulcast anche sul canale YouTube di Volleyball World Italia. L'attacco di Cady Kullerkan, la replica delle ospiti affidata a Zanette, che trova una parallela degna del suo nome, 15-14 meno 1 Busto. Attacco da applausi veramente di Elisa Zanette, che fa, mette in mostra tutte le sue doti. Cremona resta comunque sul più 1, si riparte con la battuta dell'opposto. Elisa Zanette a cercare Rossini, ottima la ricezione, Chiara Landucci passa, ma c'è la copertura di Pandolfi, può attaccare Fiorio, sporcato dal muro, altra opportunità per Cremona. Menecozzi sceglie Piovesanda, posto 2, un'altra botta decisa che si insacca tra il muro e la rete, 16-14, protagonista assoluta Anna Piovesanda nella metà campo giallo-blu, la stessa si appresta al servizio a scendere su Badalamenti. Balboni innesca la fase di Pandolfi, non passa il muro, firmato Chiara Landucci. Dopo il primo tocco di Rossini, l'ultimo tocco è quello della centrale modenese, 17-14 Cremona, regalando il 17° punto per Cremona. Piovesanda servizio, Piovesanda 9 metri a cercare Badalamenti, Balboni può servire la pipe di Zanette, la copertura di Piovesan e poi va a segno Cristina Fiorio. Difesa possiamo definirla slash da parte di Cremona, la palla scavalca quanto basta il nastro e Cristina Fiorio è lesta a mettere giù il pallone del 15-17. Vantaggio da gestire, forza ragazze. Cristina Fiorio col servizio a cercare Zampedri, indecisa su questa ricezione, l'ace di Cristina Fiorio carica la metà campo biancorossa, meno uno. In questo caso Coach Magri preferisce interrompere il gioco, meno uno Busto con l'ace di Cristina Fiorio e time out per le Tigri gialloblu. Tornano in campo le squadre con Cremona che conduce per 1-0 nei set e 17-16 in questo secondo periodo di gioco. Si riparte con il servizio firmato Cristina Fiorio, ex Custorino, esperienza per lei in Piemonte. Non passa Rossini, rimedia Piovesan, può attaccare Cady Kullerkan, l'attacco passa sopra il muro, niente da fare per la stessa Cristina Fiorio. 18-16, la firma dell'opposto estone. Viene chiesto cambio per la Dea Esperia e c'è la numero 13, Chiara Landucci, un grande applauso. Intanto entra Cristina Coppi al posto di Chiara Landucci, scelta per il servizio in questo caso. Non c'è parità di ruolo tra le due. Forza Cristina, il momento è tuo. Entra dunque per cercare di far male col servizio la schiacciatrice classe 94. Toscana di San Miniato a cercare Badalamenti, Balboni, il triangolo con la stessa Badalamenti, il money out su Cady Kullerkan, le è favorevole, 18-17, Busto resta a contatto sul meno 1. Pandolfi dai 9 metri per la futura a cercare Anna Piovesan, Menecozzi sceglie nuovamente Cady Kullerkan, l'attacco non passa, la murata è firmata Gaia Badalamenti che impatta sul 18 pari. Pandolfi. Nuovamente Pandolfi
sulla soglia dei 9 metri per il servizio, a cercare Zampedri, Mennecozzi in favore di Cadi Kuler, che ha il tocco del muro, Zanetti in copertura, Balboni spinge nella metà campo avversaria e va a segno trovando zona 5 scoperta, è più 1 futura al Palaradi, 19-18. Chiara Pandolfi nuovamente col servizio, centrale classe 2004, a cercare Zampedri, ricezione che scappa, può attaccare Piovesan, una cannonata, respinta al mittente, altra opportunità per Cremona con Rossini, il muro sporca, c'è Fiori in copertura, spinge Balboni in 4 per Badalamenti, il muro sporca, Piovesan in copertura, Mennecozzi in bagher, la palla a cavallo del nastro, il punto poi è di Busto, punto di Busto, fallo di 4 tocchi ravvisato dal direttore di gara Paolo Scotti, più 2 Busto, finale concitato di secondo periodo. Pandolfi, palla in mano, servizio su Piovesan, Mennecozzi sceglie Sofia Ferrarini, la botta ben giocata, ma c'è la risposta di Busto con Badalamenti, altra opportunità per le ospiti, ancora con Badalamenti, la piazzata, c'è Mennecozzi in copertura, Zampedri in bagger per Cadi Kuler che anda a posto 2, la murata di Gaia Badalamenti, non lascia scampo, è 18-21, c'è il cambio dell'opposto per Cremona, entra Marina Giacomello, esce Cadi Kuler. E dunque nuova opportunità col servizio per Pandolfi su Zampedri, Mennecozzi in bagher in favore di Rossini, l'attacco passa ma il nastro ne prolunga la traiettoria, è 18-22 al Palaradi. Busto conduce con 4 lunghezze di vantaggio, coach Valeria Magri mette le mani a T e ferma il gioco. Ritornano in campo le squadre con Busto che conduce per 22-18 in questo secondo periodo. Cremona spesso avanti nel parziale, sul 17-14 poteva essere quello l'allungo decisivo per Cremona con il muro di Chiara Landucci. In questo momento però è Busto a condurre le danze. Pandolfi al servizio, non passa Ferrarini, tiene in copertura Cremona, Botezzat spinge, buona l'opposizione della stessa Ferrarini, può attaccare Jasmine Rossini, Fiorio tiene in copertura, Balboni deve impegnarsi in bagger, c'è free ball per la Dea, può attaccare nuovamente Rossini, la palletta non passa, la copertura di Ferrarini, Mennecozzi allora in due per Giacomello, il tocco del muro, la copertura di Pandolfi, può attaccare Badalamenti che subisce in questo caso la murata, firmata Sofia Ferrarini, 19-22. 19-22, solo 3 punti, vai Marina. Marina Giacomello, palla in mano per il servizio. La battuta scende su Mistretta, Balboni per Botezzati, il primo tempo c'è Zampedri in copertura, molto puntuale. Il bagger di Rossini concede necessariamente free ball, Botezzat nuovamente col primo tempo, niente da fare, l'attacco di Giacomello, il muro sporca, la replica di Busto è affidata a Badalamenti, la palla spinta, Zampedri, Ferrarini, Mennecozzi, la palla a cavallo del nastro, si fa ingolosire Botezzat e commette fallo sopra il nastro, errore marchiano per Alexandra Botezzat che si fa veramente ingolosire dalla palla sopra il nastro, il punto è di Cremona, 20-22. Mantiene la battuta dunque Marina Giacomello per la Dea.
La battuta a cercare Mistretta, che riceve senza difficoltà Balboni per Zanette, la cannonata in parallela su Patrizia Zampedri. Niente da fare per il libero giallo-blu, è 23-20 per Busto. Il Busto Arsizio, Balboni. Si ricomincia con Balboni dai 9 metri, Rossini, il triangolo con Menecozzi, l'attacco di Rossini respinto al mittente, altra opportunità per la stessa Rossini, la palletta murata da Elisa Zanette, 20-24, sale in cattedra l'opposto Bustocco, il muro porta in dote 4 set point alle ospiti. Balboni per il servizio a cercare Anna Piovesan, ricezione perfettibile, Menecozzi per Rossini, la botta potente, la replica non arriva da parte di Busto dopo la prima copertura di Alessandra Mistretta. Se ne va il primo dei 4 set points, palla nelle mani di Jasmine Rossini per la battuta. Battuta scende docile su Fiorio, Balboni innesca Badalamenti, il money out va a toccare l'antenna, il punto finale, la firma di Gaia Badalamenti che chiude 21-25, ottimo ingresso, molto positivo il suo, è 1-1 al Palaraldi, 21-25, tutto da rifare tra le squadre, 3 minuti di pausa e torniamo per il terzo periodo. A quelli che sono i numeri del secondo periodo terminato in favore di Busto Arsizio per 21-25. Per quanto riguarda le top scorer, Cremona registra 6 punti con Anna Piovesan, 3 punti per Cadi Kullerkan e Chiara Landucci, risponde Busto con 4 punti a testa per Badalamenti, Zanette e Bottezzat. A muro è 4-3 per Busto, in attacco 12 punti col 32% per Cremona, 13 punti col 39% per la futura imbattuta, 0 ace e 3 errori per Cremona, risponde Busto con 1 ace e 3 errori. In ricezione Cremona chiude col 68% di positiva e un errore, risponde Busto con il 55% di positiva senza errori. Questo è il secondo set in numeri, qui al Palaraldi, 25-22, 21-25, i parziali qui al Palaraldi per questa 20ª giornata del campionato di Serie A2 femminile. Io vi ricordo una volta di più che Lega Pallavolo
in terre mutate. Il primo attacco è di Fiorio. La figura si riparte con Botte Zat al servizio. Battuta a cercare Rossini, Menne Cozzi per Piovesan, la diagonale sulla stessa Botte Zat che risponde presente, l'attacco poi di Fiorio sporcato dal muro, Menne Cozzi per Giacomello, la parallela, c'è Badalamenti in copertura, Balboni in favore di Fiorio, cerca le mani del muro senza trovarle, punto dell'1-1. Si riparte con la battuta di Sofia Ferrarini che si ferma sul nastro, il punto è di Busto, 2-1. La linea della rete, il servizio di Sofia. Zanette. Si riparte col servizio di Elisa Zanette per la futura. Al salto molto potente su Piovesan che risponde presente, l'attacco di Landucci in fast, c'è Mistretta in copertura. Con la Imoco Volley per quanto riguarda il campionato Under 18. Si riparte col servizio di Menne Cozzi, un tracciante su Badalamenti, Balboni sceglie in zona 4 Fiorio, la piazzata, c'è la risposta di Cremona, c'è free ball per la Dea, rumoreggia il pubblico per un possibile tocco della rete da parte di Busto, si fa sentire Patrizia Zampedri con il direttore di gara Paolo Scotti. Zampedri, tre pari intanto, il punto di Busto, intanto ha bisogno di dell'intervento medico Cristina Fiorio, che dunque esce e rientra Alessia Arciprete, lascia il campo la numero 3 Bustocca e si riparte con la stessa Alessia Arciprete appena entrata col servizio. La battuta come sempre insidiosa, poi bello l'attacco sente, altro punto per l'opposto, 4-3. Parte col servizio di Anna Piovesan. Care Zanette che tenta Dolfi.
a cercare Zampedri, Benne Cozzi per Giacomello, la palletta c'è in copertura, la stessa Pandolfi può attaccare Badalamenti, la palla torna indietro, ottimo il muro di Landucci, poi spinge molto astutamente Martina Balboni, il punto del 5-4. Si riparte col servizio di Chiara Pandolfi a cercare Zampedri, Menne Cozzi per Rossini, la palla passa ma c'è la copertura di Arciprete, può attaccare Zanette, una botta molto potente su Menne Cozzi che tiene, risponde Piovesan, la palla in questo caso si ferma in rete, 6-4 per Busto, l'errore di Anna Piovesan. Ritorna in campo Cristina Cuffi, in questo caso al posto di Jasmine Rossini. Numero 6, Jasmine Rossini. Un grande applauso. Rientra la numero 11, Cristina Cuffi. Pandolfi. Si ricomincia. Servizio di Busto, che mette in difficoltà la seconda linea cremonese, l'ace di Chiara Pandolfi. 4-7. Servizio di Pandolfi su Piovesan. Cristina Cuffi, l'attacco. Mettere Mattif, si riparte col servizio di Pandolfi, la risposta di Cremona affidata a Marina Giacomello che una volta di più va a segno, ottimo anche il suo ingresso, la firma di Marina Giacomello interrompe il gap, il break ospite, 5-8. Servizio di Landucci su Arciprete, Balboni per Zanette, la parallela va a segno, 9-5 per Busto. Non ho un punto troppo grave, la solita Zanette. Ora è Balboni che si appresta a servire. Servizio di Balboni a cercare Anna Piovesan, Menne Cozzi per Ferrarini, il primo tempo regale della centrale di Peschiera del Garda, 6-9. Si riparte col servizio di Marina Giacomello, 6 per chi batte, 9 per chi riceve. Balboni all'impostazione per Badalamenti, la murata, c'è Arciprete in copertura, Balboni sceglie, bottezzata. Piovesan interviene senza però favorire la rigiocata cremonese, punto del 6-10 per Busto. 6-10, Badalamenti. Badalamenti al servizio. Al salto per lei su Zampedri, Menne Cozzi per Ferrarini, la fast profonda, c'è Balboni in copertura, Mistretta sceglie Zanette, un'altra botta delle sue su Giacomello, altra opportunità per le ospiti con la stessa Zanette che prima di spada e poi di fioretto trova il punto dell'11-6. Futura cerca l'allungo fin da questi primi scambi del terzo periodo.
Si riparte con il servizio di Badalamenti, la palla scavalca la rete, Zampedri interviene tempestivamente, non può però attaccare Cremona, può farlo Botezat che va a segno col primo tempo, ben imbeccata da Martina Balboni, 6 a 12 per le ospiti. Allunga di Busto Assenzio, servizio sempre Badalamenti, forza Tigre di Cremona. Altra chance per Badalamenti su Piovesan, Mennecozzi deve impegnarsi in bagar, Giacomello in diagonale molto stretta, va a segno Marina Giacomello, non riesce a intervenire in stretta dopo la difesa di Balboni. Punto dell'opposto classe 2004, 7 a 12. Il servizio di Cristina Coppi a cercare Arciprete, Balboni il triangolo con la stessa Arciprete, il tocco del muro, Coppi in copertura, il bagger di Menecozzi per Anna Piovesan, la botta su Mistretta che risponde prontamente, l'attacco di Arciprete va a segno, Alessia Arciprete va a toccare la linea dei 9 metri, il punto è delle ospiti, 13 a 7 per la formazione di coach Amadio. Alexandra Botezat col servizio. Va a cercare Anna Piovesan, scappa la ricezione, di fatto c'è free ball per Busto con Zanette. Una diagonale sui 2,5 metri. Qui solo applausi per l'opposto. Bustocco 7-14. Botezat al servizio, 14° punto della squadra ospite. Servizio nelle mani di Alexandra Botezat su Piovesan, ricezione da dimenticare, Mennecozzi deve fare i chilometri, l'attacco in parallela, la replica di Busto è affidata a Zanette, questa volta subisce la murata ottimamente realizzata da Anna Piovesan, 8-14. Sofia Ferrarini tenta la sorte col servizio a cercare Mistretta, Balboni per il primo tempo di Pandolfi e poi indecisione tra Giacomello e Mennecozzi, ne approfitta Busto per portarsi sul più 7, 15-8. Riesce a garantire costanza, i punti portati a casa, ma c'è tempo. Servizio di Elisa Zanette a cercare Coppi, ricezione slash che torna nella metà campo di Busto, l'attacco di Zanette respinto al mittente, la firma di Anna Piovesan, altro muro per lei, 9-16, 9-15. Bene corsi al servizio, applaude forte la panchina di Cremona che parla insieme a lei. Il servizio di Mennecozzi scappa oltre i 9 metri, punto del 17-9, anzi 16-9. E dunque Arciprete, palla in mano per la battuta di Busto, molto insidioso su Piovesan che però risponde con grande qualità, non passa l'attacco di Marina Giacomello, il muro è firmato Chiara Pandolfi, 9-17. Stavolta non va a segno Marina Giacomello, lo stesso grande applauso per Cremona, esce la numero 14, Mennecozzi, un grande applauso ed entra in campo per De Speria Cremona, Beatrice Baldonati. Intanto arriva il cambio in regia per coach Valeria Magri, entra Beatrice Baldonati al posto di Ludovica Mennecozzi, la botta potente di Arciprete col servizio, sta forzando tantissimo la squadra di coach Amadio e questo sta portando evidenti frutti, 9-18 per le ospiti. Arciprete nuovamente dai 9 metri, il tocco del nastro, Piovesan, Balconati spinge in zona 4 per Giacomello, l'attacco piazzato è out, scappa oltre i 9 metri
19-9 per le ospiti. E allora coach Valeria Magri si gioca anche la carta Simona Buffo. Esce Anna Piovesan, una delle protagoniste della gara odierna. Simona Buffo dunque in campo. Altra opportunità per Arciprete col servizio, la palla scappa leggermente oltre i 9 metri. C'è stata veramente molto vicino Alessia Arciprete. Servizio per Simona Buffo. Servizio che ritorna a casa. Ora il turno di Simona Buffo. Servizio di Buffo a fil di nastro su Mistretta, ricezione da dimenticare, c'è free ball per Cremona. Zampedri, Buffo in bagger per Coppi, la botta in diagonale scappa senza trovare il tocco del muro. È 20-10 al Palaradi, Busto conduce in questo terzo set. Intanto al servizio la numero 2 Sofia Milani, schiacciatrice classe 2005 al posto di Chiara Pandolfi per la fase di battuta. Ora si può ripartire con il servizio di Milani, molto insidioso, va a toccare il nastro, l'attacco di Coppi, la risposta di Milani, c'è free ball per Cremona. Balconati sceglie ancora Coppi, la botta su Arciprete, il bagger di Zanette va all'attacco. Badalamenti, risponde Buffo, Balconati in zona 2 per Giacomello, c'è Arciprete in traiettoria, la risposta di, della futura è affidata nuovamente a Gaia Badalamenti che va a segno per il 21-10. Il Badalamenti, 21esimo punto, grande allungo di Busto Arsizio in questo terzo set. Decato per Cremona. Intanto il cambio anche al centro. Landucci, entra Liz Kullerkan al posto di Chiara Landucci. Entra la numero 5 per Cremona, Liz Kullerkan. E di nuovo può tentare la sorte Sofia Milani, giocatrice classe 2005, molto ficcante col servizio. Coppi in bagger per Giacomello, il tocco del muro tiene Zanette, la stessa Milani alza il campanile e poi c'è free ball per Cremona. Zampedri, Balconati sceglie Giacomello, il muro ne allenta la traiettoria. Balboni allora sceglie Badalamenti, la palla spinta, si inserisce Balconati che mette fuori gioco. L'eventuale risposta di Cristina Coppi, 10-22. Servizio di Milani a cercare Buffo, Balconati, la tesa per Liz Kullerkan, la palla è a terra, il punto di Cremona 11-22. La nostra Liz subito va a segno, si appresta a servire, 11-22. Si riparte col servizio di Liz Kullerkan. Battuta a cercare Arciprete, l'ace di Liz Kullerkan, errore in ricezione da parte di Busto, 12-22. Forza Liz. Nuova chance col servizio per Liz Kullerkan. A cercare Mistretta, Balboni per Badalamenti, il money out su Giacomello va a segno, 23-12. Si riparte col servizio di Martina Balboni a cercare Zampedri, Balconati per Giacomello, il muro sporca l'attacco, può rispondere la futura con Zanette, un'altra diagonale delle sue, 24-12. E sono ben 12 set point per la futura in questo terzo periodo. Futura che ricordiamo oggi
vede in panchina la presenza di Lekator Membermene. Intanto può attaccare Simona Buffo, il tocco del muro, il punto delle Tigri Gialloblu, 13-24. Se ne va un altro set point. Marina Giacomello per il servizio. La battuta di Giacomello su Arciprete, Balboni per Zanette e la chiude lei. Chiude lei il terzo periodo. Elisa Zanette, 13-25. La futura si porta dunque in vantaggio. È 2-1 al Palaradi. 3 minuti di pausa e ritorniamo insieme per vivere il quarto periodo, che potrebbe essere già decisivo. Rapida occhiata a quelli che sono i valori del terzo set, terminato a favore di Busto con un perentorio 13-25. Per quanto riguarda le top scorer, Cremona registra 4 punti con Giacomello, 2 punti per Liz Fullerton e Sofia Ferrarini. Per Busto 6 punti per Zanette, 4 punti per Pandolfi, 3 punti per Badalamenti. In attacco 8 punti per Cremona col 25%, 14 punti per Busto con il 46%, a muro finisce in parità 2-2, il computo dei muri punto, in battuta un ace e 2 errori per Cremona, 2 ace e 1 errore per Busto. La fase di ricezione, Cremona chiude con 2 errori ed il 39% di positiva, risponde Busto con un altro 50% di positiva, con un solo errore in ricezione. Questo il terzo set in numeri, quanto si è visto qui al Palaradi di Cremona. Ricordiamo i parziali 25-22, 21-25 e 13-25, i finali dei tre periodi. E dunque a breve ritornano in campo le due compagini. Si riparte col servizio Bustocco firmato Gaia Badalamenti. Pronti a giocare, si ricomincia. Un grande applauso del Palaradi per te, Svezia Cremona. Si riparte, buona partita nuovamente a tutti voi che ci state seguendo sui canali di Volleyball World. Il primo servizio si ferma in rete da parte di Gaia Badalamenti, si sblocca il punteggio in favore di Esperia e si riparte tra l'altro con Liz Kullerkan confermata titolare in campo in luogo di Chiara Landucci nella metà campo cremonese. Presente anche Simona Buffo nel sestetto di partenza assieme a Beatrice Balconati. Servizio di Liz Kullerkan, può attaccare al ciprete il money out sul lato debole del muro
va a segno, è il 2-1 Busto, anzi 1-1, chiedo scusa. Opportunità di 9 metri per Alexandra Bottezzat. Il servizio a cercare Anna Piovesan. Balconati sceglie Sofia Ferrarini, la palla è dentro, palla che lambisce la linea dei 9 metri. 2-1 per le Tigri Gialloblu, la firma di Sofia Ferrarini manda al servizio Kadi Kulerkan. 2-1 servizio dell'opposto estone su Badalamenti, Balboni in ginocchio per Zanette, la diagonale, il tocco del nastro, la palla si spegne di lato, è 3-1 Cremona. 3-1 Gialloblu, ma viene dunque la battuta, Kadi Kulerkan in campo in questo momento assieme alla sorella Lista. La battuta dell'opposto a cercare nuovamente Arciprete, il bagger di Pandolfi per Zanette, la piazzata in diagonale va a segno, non riesce a rispondere positivamente Kadi Kulerkan, è 3-2. Palla che tocca il campo sotto i loro occhi, Zanette. Si riprende il gioco con il servizio della stessa Elisa Zanette, opposto classe 96. Può attaccare Simona Buffo, cerca la parallela, niente da fare, la risposta della futura è affidata nuovamente a Zanette, interviene Zampedri, complice il tocco del muro gialloblu, può attaccare Kadi Kulerkan, la botta sporcata a sua volta dal muro di Busto e poi Arciprete con una diagonale da posto 4, va a segno, piega la difesa di Patrizia Zampedri, punto del 3 pari. Dunque nuovo servizio nelle facoltà di Elisa Zanette. Zanette al servizio per Busto Arsizio. Servizio di Zanette, si spegne oltre i 9 metri. Punto Cremona che si riporta avanti sul 4-3. Forza ragazze, accarezziamo questo vantaggio. Mantenere, gestire e aggredire. Simona Buffo. Si riparte col servizio di Simona Buffo per le Tigri gialloblu. A cercare Mistretta, Balboni per il primo tempo di Pandolfi, ci mette una mano Piovesan e Zampedri va fuori gioco inevitabilmente. È 4 pari. Si riparte con il servizio di Arciprete. Battuta della schiacciatrice, palla in testa a Balconati per Piovesan, la palla è messa di là, c'è free ball per la futura, può attaccare Badalamenti in diagonale, c'è Zampedri, ottimo intervento il suo, la diagonale di Kadi Kulerkan, risponde Zanette, può attaccare Badalamenti, la palletta su Kadi Kulerkan, Balconati mette nella metà campo avversaria, il bagger di Mistretta per Badalamenti, il money out è favorevole a Busto, palla leggermente di lato, favorevole alla schiacciatrice Mancina. 5-4 per Busto e servizio per Alessia Arciprete. Al servizio la 12 Arciprete. La battuta profonda di Arciprete, altro errore dai 9 metri per Busto. 5 pari, chance per Ferrarini. Situazione di ritrovata parità, 5 punti a testa, forza Sofia, servizio è tuo. La battuta in parallela su Arciprete, palla in testa Balboni che sceglie Chiara Pandolfi, ottimo attacco il suo, più 1 Busto, il primo tempo vale il 6-5 per le cocche. Questa volta per il sesto punto di Busto Arsizio. Pandolfi, la stessa Chiara Pandolfi sulla soglia dei 9 metri, il tocco del nastro, Buffo in ricezione, Balconati per Piovesan, l'attacco potente, può replicare però Busto, la diagonale di Badalamenti, errore in attacco per lei, 6 pari. Forte attacco di Busto Arsizio, ancora parità in questa prima frazione di 7,
sembra rispettarsi lo schema. Si riparte con il servizio di Beatrice Balconati a cercare Arciprete. Balboni innesca l'attacco di Zanette, il tocco del muro, niente da fare per Simona Buffo che non riesce a rigiocare. Più uno ospite, 7-6. Torna fuori dal campo, settimo punto per Busto Arsizio. Il servizio di Balboni a cercare Buffo, Balconati in favore di Piovesan. Impostazione fallosa da parte di Balconati, fallo di doppio e due punti di vantaggio per la futura volley giovanile. Per Busto. La battuta di Martina Balboni a cercare Simona Buffo, Balconati per Cadi Kulerkan, la murata, la palla torna poi, carambola nella metà campo Bustocca, la piazzata di Zanette, Balconati non troppo decisa su questo intervento, la palla scappa in panchina, più 3 per Busto, 9-6. Ritorna a fare capolino anche Ludovica Mennecozzi in panchina. Intanto il servizio della palleggiatrice Bustocca, Balboni, Balconati per Cadi Kulerkan, la risposta di Arciprete, il bagger di Mistretta per Zanette, la palla passa sopra il muro e nulla può Patrizia Zampedri a fondo campo, è 6-10 per le ospiti. La risposta di Zampedri che tocca facendo schizzare la palla fuori dal campo. Ecco qui il cambio in regia, rientra Ludovica Mennecozzi al posto di Beatrice Balconati. Intanto nel primissimo anticipo di questo pomeriggio Sassuolo ha vinto per 3-1 al Centro Pavesi contro il Club Italia. Vi ricordo che alle ore 19 scenderanno in campo Valsabbina, Millennium Brescia e Tecno Team Albese Volley. Sull'errore intanto di Anna Piovesan, coach Valeria Magri mette le mani a T. Servizio nelle mani della futura con Martina Balboni su Buffo, il bagger di Piovesan in favore di Cadi Kulerkan, la palletta non passa, Bottezza, duello a muro, Buffo e poi il bagger di Zampedri, c'è free ball per Cremona, pardon, per la futura, Balboni innesca Zanette, la risposta di Zampedri, Cadi Kulerkan, il money out, va a segno, punto Cremona, 7-11. Piovesan al servizio. Forza Anna. Forza Anna. La battuta a cercare sempre Arciprete, Balboni per Badalamenti, cerca l'attacco spinto. C'è il muro però di Buffo che fa buona guardia, poi Zanette cerca la parallela, l'attacco è out. Errore in attacco di Elisa Zanette, uno dei primi della sua partita. Cremona cerca di ricucire il gap, 8-11. Anna Piovesan al servizio. Una battuta che scende insidiosa su Arciprete e poi Bottezzata. Non ci pensa due volte. Il primo tempo è vincente, 12-8 per le Cocche. Al servizio Badalamenti. Gaia Badalamenti per il servizio a cercare Patrizia Zampedri, ottima la rice Liz Kulerkan con la B, la risposta di Arciprete, c'è Buffo in copertura che poi va anche all'attacco in diagonale sulla stessa Arciprete, Balboni innesca la pipe di Badalamenti, di nuovo Zampedri una volta di più con la sua qualità in copertura, poi non passa Simona Buffo, il muro è firmato, Elisa Zanette, 8-13 per
le bustocche. Non riesce l'attacco cremonese. Badalamenti. Servizio delle mani di Gaia Badalamenti, il tracciante su Piovesan, ace per Gaia Badalamenti, protagonista nella metà campo biancorossa questo pomeriggio. Più 6 per la futura. E intanto ritorna in campo Cristina Coppi al posto di Anna Piovesan. E l'ingresso la numero 11, Cristina Coppi. Altra chance dei 9 metri per Gaia Badalamenti, la palla si ferma in rete. Magnificato dunque l'ace di pochi istanti prima. Punto Cremona. Si resta a 6 lunghezze di distanza tra le squadre. 14-8 per le ospiti. Lee Skullerkamp, palla in mano. A cercare Arciprete, Balboni per Botezat. La 2 va a segno. 15-8. La stessa Botezat per il servizio. La battuta su Coppi, Menecozzi una mano la tiene, Ferrarini non passa. Altra opportunità per le gialloblu con Buffo, la palletta ben letta da Balboni, il bagger di Badalamenti per Zanette. Una cannonata sui 4 metri che vale il 16-9 per le ospiti. Di nuovo opportunità per Alexandra Botezat. A cercare Buffo, lascia scorrere la giocatrice gialloblu, la palla scappa veramente di un soffio, oltre i 9 metri. Cambio palla in favore di Cremona con Cadi Kullerkamp. Servizio in flot su Arciprete, Balboni, il triangolo con la stessa Arciprete, la botta su Coppi che risponde con la figura, può attaccare Buffo in diagonale, c'è Mistretta in copertura, Balboni allora per Zanette, inarrestabile Elisa Zanette, 17-10 per le ragazze di coach Amadio. È proprio Elisa Zanette che si appresta alla battuta, al salto su Zampedri, Menecozzi innesca la pipe di Coppi, la stessa Zanette risponde e poi il primo tempo di Chiara Pandolfi, 18-10 per le cocche che hanno preso il largo in questo quarto periodo. Coach Valeria Magri interrompe il gioco intanto e richiama le sue per fare il punto della situazione. Intanto è cominciata anche la sfida del Pala George di Montichiari tra la Val Sabina Millennium Brescia e la Tecno Team Albese Volley Como. L'incontro è disponibile sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sul sito volleyballworld.tv. Le squadre tornano in campo, Elisa Zanette col servizio. A cercare Coppi, interviene Zampedri in bagger, Buffo non può attaccare, c'è free ball per le ospiti, Balboni per Pandolfi, il muro di Ferrarini interrompe l'attacco e poi la stessa Sofia Ferrarini va a segno con la fast del 11-18. Simona Buffo dunque si appresta alla battuta. La pausa del parlare per te.
battuta della schiacciatrice piemontese, lascia scorrere Mistretta, scelta saggia per lei. 19-11, errore al servizio. E intanto ritorna in campo Jasmine Rossini al posto di Simona Buffo. Rientra il numero 6, Jasmine Rossini. Il servizio per le cocche con Alessia Arciprete, Rossini in ricezione, l'attacco di Ferrarini viene interrotto da Badalamenti che poi va anche all'attacco, il muro di Cremona sporca a sua volta, Menecozzi per Coppi, la botta potente su Mistretta che risponde con grande qualità, l'attacco in parallela di Badalamenti mette in difficoltà Rossini, c'è comunque la replica di Kadi Kulerkan a fondo campo, Arciprete, Zanette all'attacco e poi non riesce a rigiocare Cremona, scontro tra Mennecozzi e Kadi Kulerkan, è 20-11 per le ragazze di coach Amadio. Arciprete al salto sui 9 metri per Zampedri, ottima la ricezione, Mennecozzi può servire Cristina Coppi, in qualche modo Mennecozzi mette di là un rimpallo, la palla che cade di lato, ne approfitta Busto per portarsi sul 21-11. Coach Valeria Magri ha esaurito i time out a sua disposizione, coach Amadio li ha ancora entrambi. Il servizio su Zampedri, Mennecozzi per Ferrarini, la botta potente con la B, ma c'è la risposta di Busto, altra chance per Ferrarini, la parallela è vincente, Sofia Ferrarini. A segno con la pasta 12-21. 12-21 al servizio Sofia Ferrarini. La stessa Ferrarini palla in mano per la battuta. A cercare nuovamente Arciprete, palla in testa Balboni che sceglie Badalamenti, l'attacco passa ed è vincente, niente da fare per Jasmine Rossini. È 22-12 al Palaradi. Le cocche si apprestano alla chiusura di set. Intanto in campo Sofia Milani col numero 2 per il servizio. La battuta a cercare Jasmine Rossini, Mennecozzi innesca Liz Kulerkan, il pallonetto è vincente, ci prova Bottezat in extremis senza successo. 13-22, servizio delle mani. Si riparte col servizio di Ludovica Mennecozzi. La battuta sfiora il nastro, arriva docile nelle mani di Badalamenti, può attaccare Zanette, la diagonale in zona di conflitto, non lascia scampo, è il punto del 13-23 per le ospiti. Zanette un autentico martello quest'oggi. Servizio molto insidioso che va a segno, Martina Balboni, ace per le cocche che hanno a disposizione a questo punto 11 match point. Ci riprova la palleggiatrice Rossini, Mennecozzi per Liz Kulerkan, il pallonetto passa, può comunque attaccare Badalamenti, il muro respinge al mittente, l'attacco, altra opportunità per lei, il pallonetto, Mennecozzi interviene, il bagger di Zampedri per Cristina Coppi, pallonetto su cui si avventa Mistretta, Balboni per Zanette, la copertura di Mennecozzi, può attaccare Coppi, la piazzata in zona Arciprete, Balboni per Alexandra Bottezat, Zampedri in extremis e poi niente da fare per le Tigri gialloblu. Finisce sul 13-25 per le cocche che dunque mettono in cascina altri tre punti importanti in ottica piazzamento, playoff, promozione. Il saluto tra le squadre in questo momento, io vi ricordo i finali di set 25-22, 21-25, 13-25 e 13-25, i finali con cui la futura Volley Giovani chiude il conto di questa partita. Vi ricordo che settimana prossima Cremona sarà di scena a Mondovì, domenica 26
alle ore 17, stesso orario, stesso giorno, per la futura che ospiterà al Pala Borsani la Tecno Team Albese Volley. Io come sempre ringrazio Simone Manini per la collaborazione tecnica e la messa in onda dell'evento. Da Davide Moroni per oggi è tutto, dal Palaradi ci ritroveremo per la gara del 5 marzo contro la ITAS Trentino. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito e arrivederci a presto con i prossimi appuntamenti di Lega Pallavolo Femminile. I'm
Thank you.